Mortacci quanto è buono. Safaissimo, proprio di quelli gold. Di quelli come piacciono a te. Dio mio. Ma ce la possiamo portare via? Ciao amici di Bracciami Ancora, ho scelto il giorno più caldo dell'anno, nell'orario più caldo, per raccontarvi ragazzi una bellissima realtà gastronomica. Vi racconto la storia di Chen. Una storia molto bella, fatta di cibo, integrazione, capacità, bravura. Ci andiamo a mangiare fondamentalmente due prodotti carnivori. Questo è il multisala Savoy e quella botteguccia là, quella porticina bianca, è lo street food di Chen. Siamo arrivati! Che ore sono? Sono le 16.31. Siamo venuti alle 16.31. E 31 precisi, sì. Perché 30 non ci piaceva. Perché così almeno il locale è un po' meno pieno del solito. Esatto. E Chen ci può dedicare 10 minuti. Esattissimo. Per raccontarci il suo locale. Che ci andremo a mangiare, Paola? Io qua ho i miei cavalli di battaglia, le cose che mi piacciono tanto. Però, in nostra occasione, il caro Chen ci ha messo da parte un'anatra intera. Ah, tant'è vero, no? Che butta la telecamera qua, guarda. Per l'arrivo di Bracciami Ancora, ecco. L'anatra alla pechinese è sold out. Quando vengo qua, questi purtroppo, ragazzi, cioè non posso non prendermeli, me li prendo sempre. Ravioli con maiale verde. Sono di una sciccheria unica, di un equilibrio e una raffinatezza particolare. E poi io mi butto sempre anche sui primi. Ma? Come si chiama questo posto, Michele? Come si chiama? Jamo Lab, eccolo qui. E quindi non possiamo fare a meno di prendere anche il mitico panino. Il panino dove? Ho studiato, c'è subito il momento quark. Di già! Sì, vabbè, subito uno veloce. Allora, dov'è Mo? Sta per panino e questa desinenza iniziale sta per imbottito. Quindi in realtà è un panino imbottito, dove l'imbottitura che ci mette Cenna, ragazzi, si ferma al mondo, cioè fermate proprio. Se ci vedete un po' rallentati, ragazzi, è perché fanno solo 40 gradi. Ma noi affrontiamo anche queste temperature per raccontarvi posti che meritano, posti super fighi. Ci sono, in questo preciso istante, ci sono due ragazzi cinesi, perché questo posto è diventato, nel corso dei mesi, un punto di riferimento per tutti i cinesi che arrivano. Incredibile, incredibile. Io direi, Paola, che andiamo subito a conoscere Chen, che è il fulcro, il fulcro intorno al quale ruota questo locale. Chen, arriviamo. Ciao Michele. Ragazzi, microfoniamo Chen. Tanto ormai sei abituato, perché vedo che arrivano parecchi youtuber, parecchi giornalisti, stai raccogliendo un sacco di successo. Allora, il tuo nome è Chen. Chen, sì. Di anni, quanti anni hai? Io ho 27, quasi 28. Dai. Fantastico. Allora, questo posto quando l'hai aperto? Noi abbiamo aperto luglio del 2019. In 4 anni hai praticamente scritto la storia della gastronomia, dello street food cinese a Roma. Ci abbiamo provato, dai. Perché, diciamo, qual è stata la genialità? Portare a Roma, portare in Italia quel panino. Anche perché nessuna prima l'aveva mai voluto farlo. Noi ci proviamo diciamo, perché adesso c'è tanti ragazzi cinesi, anche noi abbiamo desiderio di mangiare più cose tipiche nostre, che anche per far conoscere qui le cose tradizionali nostre. Così quando andate a mangiare il cinese, cioè, sapete che avete questo piatto anche da assaggiare. Senti, c'ho due curiosità. Okay. Allora, la prima, apprezzano di più il panino. Com'è la pronuncia esatta? Jamo. Jamo, il jamo lo apprezzano di più gli italiani o i cinesi? Beh, al momento mi sembra tutte e due. Tutte e due, ce ne sono 3 varianti. Allora sì, diciamo, allora, principalmente con la carne di maiale stufato, che quella è proprio originale. Poi c'è con lo manzo brasato, che è una versione musulmana del posto di origine. Poi vabbè, c'è sta sia quelle con le verdure che col pollo, che diciamo sono due versioni, un po' l'abbiamo modificato. Quindi noi. Quello, se io vado in Cina, quale trovo? Quello? Maiale e manzo. Paola, che stai facendo? Ciao, maiale o manzo? Stai per maiale. Maiale. Però prima di farlo, io vorrei andare lì, c'è una piantina della Cina. Sì. Mi devi far vedere tu da dove arrivi. Va benissimo. E questo panino da dove arriva. Ok. Andiamo al volo. Fantastico. Questa è la Cina, il tuo paese di origine dov'è? Allora, è di qua, di questo punto qua. Quindi stai al centro. Sì, allora, diciamo, in Cina è considerato come nord occidentale questa zona. Si chiama Shaanxi. Capoluogo, diciamo, di questa zona si chiama Xi'an. È una città molto antica cinese. Questa invece, questa è la preparazione. Questa è qualche foto che abbiamo fatto per far vedere la preparazione. Grande, cioè. Vai, iniziamo a farcire il panino. Ok. Vai. Ti dico una cosa, Michele, io faccio la chef. È normale che è l'unico che fa sto panino, perché è veramente una rottura di coglioni fare questo panino. È molto difficile.
qui si vede un passaggio, no? Lo vedi? Sì. Devi essere molto meticoloso, molto preciso. Poi ci tengo a dire una cosa che è importante, perché dall'aspetto te lo mangi è croccante, ma in realtà è cotto al forno. Quindi è cotto al forno questo, sì. Perché questo molte volte forno, si incanano pensando che sia fritto. Pensano che sia fritto. Quindi esatto. Però la tecnica, qui c'è tanta tecnica e tanta manualità. Beh, piccolo fuori programma, dobbiamo assaggiare prima i ravioli. Cenda ce ne ha preparati due tipi, ci mangiamo prima i ravioli e poi attacchiamo il jamon. Sì, c'è un problema. Che non li mangio se non mangio la salsa piccante, loro già sanno. È vero, salsa piccante, se no guai. Ci sono arrivati, come da abitudine, si mangia prima il raviolo e poi arriva il panino e poi arriva la carne. Ci sono arrivati due tipi di ravioli. Chen ci ha omaggiato di due tipi di ravioli. No, Chen ci dà l'opportunità di assaggiare due tipi di ravioli. Uno è ripieno con i gamberi, di gamberi e verdure. Questo invece è quello col maiale, che praticamente è il mio nutrimento principale. Allora, questo è il raviolo, ragazzi, ripieno con gamberi e verdura. È scottato alla perfezione. Allora, vuoi sapere qual è il segreto? Sì. Allora, il raviolo in realtà viene cotto da crudo all'interno di questa padella, sì, dove viene sovrapposta una piccola quantità di liquido e poi viene messo un coperchio. Quest'acqua poi crea il vapore. Alla fine si asciuga. Sì. Asciugandosi poi si crea questa crosticina. Eccola che qua, la crosticina. Ce la vai a grigliare, capito? Assaggiamola. Io lo mangio con le mani. Questo mangia così, nature. Queste sono piccole opere d'arte gastronomiche. È scottato alla perfezione, ragazzi. Va così, c'è il buco. Ah, tecnica, scusa, aspetta. Ma io ti insegno le tecniche e te ne capisci. Amici di Bracemi Ancora, se venite qua e ordinate i ravioli, vi consiglio di degustarli seguendo la tecnica di Paola, che ora ci spiega. Allora, io prendo il raviolo, mozzico sopra, buchetto, se il peperoncino non è troppo, salsa piccante, meglio abbondare con deficere. Guarda. Arriviamo. Meglio abbondare qua un deficere. Dopodiché? Dopodiché tuffo. Sai che ti volevo dire? Di solito questi ravioli se ne trovano di buoni, ma questi hanno quel quid in più, perché hanno delle spezie che te impazzisci un po' per capire quali siano. Un'altra cosa, raga, quando ne mangiate il raviolo, fate raffredda un po', fate sto lavoro qua e poi è un boccone. Personalissimo parere, il raviolo ripieno di maiale è una categoria superiore rispetto a quello col gamberetto e le verdure, ma degustibus, ragazzi, se torno qui prendo 100.000 volte quello col maiale. La voglia. Raviolo col maiale 5 euro e ve ne arrivano 6 pezzi, raviolo con il gambero 6 euro e ve ne arrivano 6 pezzi, si può fare, prezzo che ci sta. Noi ravioli se li siamo magnati, adesso è il momento di concentrarci sul panino che ha reso famoso questo posto. Sono arrivate due ragazze cinesi e ne hanno ordinato uno al collo, quindi ci gustiamo la preparazione in diretta. Chen, che facciamo adesso? Allora, adesso facciamo i due jamon per le due ragazze. Vai. Allora, uno col manzo e l'altro col pollo alla piastra, la salsa leggermente piccante. Tu prendi il manzo. Questo manzo è marinato, no? Allora, manzo è cotto dentro pentolone con varie, sì, spezie e salse. Tra cui c'è cannella, anice stellato, zenzero e bacipolina, peperoncini, pepe di Sichuan, la salsa di soia scura, quella chiara, la salsa d'ostrica e la grappa. Tutto insieme portato a ebollire con una cottura di 4-5 ore su fuoco lento. Dopodiché si tagliuzza e si farcisce. Ragazzi, ci ha appena svelata la ricetta, o possiamo fare tranquillamente a casa? No, è un attimo, giusto? No, allora, questo è col manzo. Pollo invece è più facile. Pollo si usa la parte della, cioè la carne della coscia, sì, che viene cotta alla piastra e alla fine si aggiunge questa salsa leggermente piccante, che lo facevamo a casa così, questo pollo, che piaceva molto ai miei amici. Perciò l'abbiamo aggiunto anche qui. Al pollo di solito piacciono molto i giovani ragazzi, perché è leggermente piccante. Questo è così, ok. E quest'altro al pollo. Allora, costo di questi due panini che sono appena usciti, 7 euro. Sia che sia di manzo, sia che sia di pollo. Esatto. E il maiale? Maiale 6,50. Se il maiale 6,50, ragazzi. Sì. Allora, adesso un po' di sughetino. Ah. Sì, guarda che bello. Ma praticamente c'è, dico, una cretinata, se in qualche modo. Questo potrebbe essere una sorta di pulled pork alla cinese. Sì. Cioè, non dico una stupidaggine. Sì, sì, non dico una cretinata. Questa comunque è una ricetta che si tramanda da più di 2000 anni. Anche le spezie che si usano, bene o male, anche se variando zone della Cina, più o meno si utilizzano quelle, magari si cambiano sulle... Ho detto una cretinata.
Capita, fa domande e ottiene risposte, no? Se qualcuno avesse mai il dubbio, dice ma niente niente, assomiglia al pulled pork americano, no, è tutta un'altra storia. Scusa, cioè, non lo faccio più, ok? Se vuoi le bacchette? Facciamo così, no, niente bacchetto, solo le mani. Allora, questo è il panino, ragazzi, è un aspetto sontuoso, è bellissimo, è godioso, è anche bello da vedere. Prendo un pizzichetto di maiale, lo voglio assaggiare da solo. Bello, c'è una bella speziatura, non l'hanno speziato bene, è armonico, è equilibrato, è bilanciato, è sapido il giusto. È una gran goduria questo maiale sfilacciato, è una gran goduria. Non lesinano con le spezie, c'è una fortissima personalità e l'anice stellato si sente tutto. È buonissimo. Come te lo spieghi? Che a me l'anice stellato non è mai piaciuto, all'interno di sto maiale invece ci sta e mi piace. Allora, perché Michele, come tutte quante le spezie, vedi anche i chiodi di garofano, esatto, devi saperli dosare. Allora, nella cucina, ragazzi, è tutto un fatto di equilibrio. Too much, no good, anche il too less è no good. Io dico sempre less is more, ma less is more sta per equilibrio. Equilibrio. Devi tenere un grande palato, una grande sensibilità, metterti là a fare le prove. In questo caso è buono, magna. Aglio ordine di capo. Un aggettivo, questo panino è appagante. O se ne vuoi un altro aggettivo? È appagante e paraculo. È appagante, paraculo e terribilmente buono. Anzi no, mortacci quanto è buono. Bello, bello appagante. Questo pane sta sfoglia, pare la sfogliatella napoletana. Esatto, bravissimo, bravissimo. Questo pane è paraculo. Sapete che hanno raggiunto la consapevolezza del panino perfetto, secondo me. Sanno che questo piace. Dimmi un po' la tua. Scusatemi, ragazzi. Che ci metti? Vado? Vai. Questo xiamo è safaissimo. Ma hai notato che qua ci vengono i cinesi fashion? Sì, ho visto, è pieno di cinesi super fashion. Ci vengono i cinesi cool. Il panino ce lo siamo mangiati, i ravioli pure. È arrivato il momento, ragazzi, dell'anatra. Dobbiamo commentare insieme quest'anatra, ti prego. Cioè, perché è pazzesca. Che te viene in mente? Quest'anatra, se vuoi dire un termine, è libidinosa. È libidinosa, brava, hai detto bene. Guarda com'è. Allora, allo stesso tempo è bella compatta, ma lucida. E loro con questo ci fanno un piatto particolare, che è il piatto praticamente più caro di tutto il... Di tutto la loro offerta. Posso dirti una cosa? Trovare di solito un'anatra pechinese fatta a livello loro, la trovi nei ristoranti che già, insomma, ti siedi, servizio. Qui stiamo a parlare di street food. Qua stiamo a parlare che l'anatra pechinese è lo street food. L'anatra pechinese era un piatto nato nella città imperiale nel passato. Era solo dedicato all'imperatore. Poi quando... Quindi solo l'imperatore si mangiava. Esatto. E tutta la sua cerchia. Esatto. Hai capito, l'imperatore? L'unico che c'aveva la cucina disponibile. Poi quando questi cuochi erano andati in pensione, diciamo, sì, hanno aperto i ristoranti nella città imperiale, hanno fatto conoscere anche agli altri questi. Ok. Mentre, vabbè, la preparazione dell'anatra pechinese è come... Allora, la prepara tuo zio. Sì, la prepara tuo zio. Che è cinesissimo. Esatto. Okay. E non parla pochissimo italiano. Guarda, pochissimo. Dici un po', due, diciamo, appunti sulla preparazione di quest'anatra. Allora, per l'anatra pechinese, vabbè, si parte dall'anatra crudo, diciamo. Si falcisce di spezie all'interno dell'anatra, erba cipollotto, zenzero, sale, pepe, tutto insieme, che viene marinato per una giornata intera. Dopodiché si fa la laccatura alla parte esterna, sì, che consiste l'aceto e miele. Viene riscaldato questo liquido e gli si fa tipo una doccia. La carne rimane morbida, immagino. Quindi, esatto, andiamo di cottura, sì, al forno per quanto? Allora, cottura al forno al fine circa un'oretta solo, diciamo. Un'ora di cottura al forno, esatto, ok. La preparazione prima è molto più lunga. Esatto, diciamo che quando mangi è ancora più veloce, diciamo. È una cosa progressiva. Allora, scusa Paola, tu sei una grande frequentatrice di street food, sì, etnici, sì, generalmente ami la cucina, sì, cinese. Nel tuo lungo girovagare hai mai visto un posticino del genere, così piccolo, con una cucina così, proponesse queste robe? Perché trovi un piatto di altissima cucina, ma lo mangi così, in un ambiente easy. No, mi fa piacere. Chen, se fossi donna mi innamorerei, però sei uomo e quindi niente, rimaniamo buoni amici, ok? Va bene. Chen, mi spieghi quello bianco, quella simil ostia, che cos'è? Allora, quella parte bianca è una sfoglia che è a base di farina di grano e l'acqua, diciamo, cotto a vapore poi. E poi vi facciamo vedere a che serve. Esatto, sì. Vai, zio! Paolo, io mi emoziono sempre quando vedo queste cose, lo sai. Guarda, guarda come è meticoloso, vedi che
perciò ti dicevo la precisione, no? Chen, si usa tutta l'anatra o c'è una parte in particolare? Allora, per fare un'anatra pechinese è solo questa parte qua del petto. Del petto, sì. Mentre i restanti utilizziamo negli spaghetti anche. Ah, ok, ok. Sì. Ovviamente anche dell'anatra non si butta niente. Allora, da noi una porzione sono 6 pezzi di sfoglie. Sì. E 12 fette di carne. 12 fette di carne, sì. Ci sta. Quindi io su ogni fetta 2 fette di anatra. Ok, e questo ragazzi è il piatto realizzato con l'anatra, le verdurine e questa specie di pane ostia che adesso vi facciamo vedere a che serve, ma non è finita perché al centro c'è un buco che va riempito con della salsa. Allora, è una salsa a base di soia fermentata e patate dolci secchi e poi si mischia con un po' di salsa agrodolce che facciamo noi. È una salsa un po' dolciastra. Infatti è molto particolare. Allora, il consiglio è quello di mettere innanzitutto poca perché comunque il sapore è abbastanza denso. Grazie, cioè confermo quello che ho detto prima, se eri una donna mi ero innamorato. Ok. Però basta, la battuta si dice due volte, no tre, se no poi dice boomer, capito? Ciao Anatra, ci vedremo negli spaghetti, giusto? Nei noodles. Ciao Anatra, è stato un grande piacere. Prendete l'ostia, ci metti l'anatra. Due fette di anatra, perché questa è fatta apposta perché in ognuna ce ne vanno due. Io prendo un paio di tutti questi ingredienti. Paola, non ti farà male tutta qua la verdura? No, sicura? Benissimo. Questo qua giusto poco, senza esagerare, poi te chiudi. E qua, ragazzi, che succede qua? Cioè, questo è safaissimo, proprio di quelli gold. Di quelli come piacciono a te, vero? Allora, io devo fare invece il momento intellettuale, visto Paola fa il momento quark, io faccio il momento intellettuale. Ragazzi, venire da Chen è come fare un esame di antropologia culturale. Tu dirai, che è l'esame di antropologia culturale? Che è materia è l'antropologia culturale? Mo non te sta a fare troppe domande. Vieni qua, mangi e lo capisci, va bene? Poi mi mandi un messaggio, dici, Michele, ho capito cos'è l'antropologia culturale, va bene? Sono stato abbastanza intellettuale, noioso boomer. E Biru, tu, vediamo se sei stato attento e se ti ricordi come. Tesoro mio, io, come ti ho appena detto, sono stato un ottimo studente di antropologia culturale. Fetta 1, ma prima una me la magno. Ecco, già, è già sbarellato tutto, perché quelle erano due fette per ogni cialda. La pelle è molto buona, ma anche la ciccia. È cotta veramente bene quest'anatra. Fetta 1, fetta 2. Se poi siete indisciplinati potete fare anche fetta 3, ma non lo faccio, sennò Paola smemena. Insalata, verdura. Addossa sta insalata, quelle sono carote. Amici di Bracemi ancora, quando io mi incontro con la verdura vado un po' in difficoltà, ok? Non so proprio abituato. Verdura non identificata, 1. Verdura non identificata, 2. Ricca cucchiaiata di crema, salsa, la non so che, e si getta in bocca con due morsi, questo ce lo facciamo, L'aggettivo per st'anatra armonica ha un suo perché e, come direbbe Paola, una sua personalità. Buono. Chen, ragazzi, ha la dimostrazione mostruosa che si è puliti, si è carini, si è professionali, si è precisi, si è buoni, si è ghiotti, si è economici, si è accoglienti dentro a un laboratorio di street food cinese di 30 metri quadri. Bravo Chen. Giorno di chiusura, ragazzi, di Chen, il martedì. Quindi il martedì sto cristiano se deve riposare, quindi non è che venite qua e ve lamentate, no ma Chen sei chiuso di martedì, lo trovate il sabato, la domenica. Ragazzi, martedì non venite perché sennò rimanete delusi, perché trovate la sarana cinesca chiusa. Il resto dei giorni venite qua. Chen, scusa, puoi dire in cinese a zio, sì, che siamo stati molto bene, è un posto meraviglioso, unico a Roma, e lo ringrazi tanto. Allora io devo dire in dialetto, perché non solitamente. È in dialetto, è in dialetto. Va bene, ok. Ma tanto pure se lo dicevi in un altro dialetto noi non se ne accorgevamo, cioè. Cosa ci ho che non conai, che ciò però ha così la copia. Sì. Mi dice ti ringrazio. No, noi ringraziamo te. Dio mio. Ma ce la possiamo portare via? Sì, tutto. Paola! Abbiamo rimediato la cena! Guardate, io devo fare un applauso, un encomio, una standing ovation a Paola, perché non si tira mai indietro, se magna tutto! Tutto quello che gli portano se magna! Pure questa volta sei stata eroica, sei stata! Brava, getti sempre la forchetta oltre l'ostacolo! No, in questo caso stavolta le bacchette! Hai gettato le bacchette oltre l'ostacolo!
Mamma mia ragazzi, mamma mia. Come vi avevo detto ragazzi, l'annatra sta qua dentro. Tre motivi per venire qui. Se vi piace la cucina etnica cinese è la numero uno. I costi sono moderati, quello che mangiate. E la terza cosa è che l'accoglienza, i ragazzi sono veramente carini, conduzione familiare, sono gentili. Direi che come tre motivazioni vanno bene, no? Allora qualcuno potrebbe dire, Michele, ma fa solo recensioni positive. Ragazzi, volete un difetto di questo posto? Il difetto è che se arrivate dall'una alle 2:30 fate la fila. Idem se arrivate tra le 19:30 e le 20:30. Ragazzi, io spero che questo video etnico, dove però c'era tanta ciccia, vi sia piaciuto. Fatemi sapere se ne volete altri. Abbiamo detto tutto? Sì. Bene, ciao ragazzi, un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi. E a Paola chiedo, tornerai a fare video con me? Vediamo. Brava, è così che mi piace. Brava, brava, brava. Ciao!